Possiamo dare inizio alla eh, al penultimo dei nostri incontri Italia e il fascismo, dedicato all'entrata in guerra, al, all'asse con Hitler, eh, alla guerra fino all'8 settembre. Eh, il relatore è Antonio Cariotti, eh, a voi tutti noto. Giornalista, redazione Cultura del Corriere della Sera, storico, il suo volume Albanere, altri scritti e volumi in materia appunto di guerra, fascismo, estremismo, anche post-era fascismo sono ben noti. Quindi eh, a lui stasera la parola. Avremo, prima dell'ultimo incontro che sarà tenuto da Professor Pezzino sulla Repubblica di Salò e sull'epigono e la fine eh, della Repubblica di Salò, eh, eh, presenteremo il 18 ottobre un volumetto curato dalla Fondazione, in cui raccogliamo le carte del Corriere, dove la professoressa Albanese, che è già venuta a parlare, raccoglie e commenta gli articoli del Corriere sulla marcia su Roma. Quindi avremo questo incontro con l'Albanese, la professoressa Colarizzi, il professor Bidussa che eh, discuteranno questo tema. Quindi la parola al dottor Antonio Cariotti e ringraziamento a tutti loro che numerosissimi sono intervenuti a questi incontri. Grazie. Allora, anch'io ringrazio ovviamente la Fondazione Corriere per avermi fatto l'onore di tenere questa conferenza. Per ricostruire le vicende del cosiddetto asse Roma-Berlino conviene partire dal momento in cui Hitler prende il potere in Germania, diventa cancelliere il 30 gennaio 1933. È una svolta... Per non soltanto per la Germania, ma per tutta l'Europa, perché Hitler non nasconde la sua volontà di rovesciare l'esito della prima guerra mondiale e di far saltare gli equilibri che erano stati stabiliti con il Trattato di Versailles. E per prima cosa la Germania esce dalla Società delle Nazioni che appunto era nata in seguito alla pace di Versailles del 1919. Il rapporto con l'Italia, da questo punto si può riassumere in tre punti. Dal punto di vista ideologico c'è sicuramente una consonanza tra il nazionalsocialismo e il fascismo. Hitler del resto considera Mussolini il suo maestro e eh, entrambi sono movimenti nazionalisti estremi, hanno entrambi delle formazioni paramilitari, sono partiti armati, entrambi contrari alla democrazia, al liberalismo, al comunismo. Da questo punto di vista c'è senza dubbio una sintonia. Dal punto di vista geopolitico però le cose sono più complesse, innanzitutto perché l'Italia è un paese vincitore della Prima Guerra Mondiale, al contrario della Germania. E anche se ritiene il fascismo che la vittoria italiana sia stata mutilata e che quindi l'Italia meriti di più di quello che è riuscita a ottenere a Versailles, gli equilibri intorno ai quali si muove il fascismo fino agli anni 30 sono quelli sostanzialmente fissati da quel trattato di pace. E poi c'è un problema più grave. Hitler non nasconde la sua visione pangermanica, la sua idea è che tutte le genti di lingua tedesca debbano essere unificate in un solo Stato. È il famoso slogan ein Reich, ein Volk, ein Führer: uno Stato, un popolo, un Führer. Questo significa che l'Austria non ha ragione di essere, è una piccola nazione di lingua tedesca che dovrebbe essere riassorbita nel Grande Reich. Questo però viene visto ovviamente come una minaccia dall'Italia. Noi sappiamo che l'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale ha annesso anche territori abitati da popolazioni di lingua tedesca, la provincia di Bolzano, il cosiddetto Alto Adige o su Tirolo ed avere ai confini una potenza germanica strabordante che inevitabilmente eserciterebbe un'attrazione verso i tedeschi del Sud Tirolo è vista come una prospettiva estremamente preoccupante. Il primo incontro tra Hitler e Mussolini avviene a Venezia nel 1934. Non abbiamo grandi notizie su che cosa ci siano detti, però pare che Mussolini, secondo alcune testimonianze, abbia detto che Hitler gli sembrava un invasato. Quello che è certo è che un mese dopo i nazisti austriaci tentano un colpo di Stato a Vienna, durante il quale viene ucciso anche il cancelliere Engebert Dorfusche. Era un uomo di destra, cattolico di destra, abbastanza vicino a Mussolini come concezione. E eh, Mussolini, di fronte al pericolo che la Germania intervenga in Austria per appoggiare questo colpo di Stato che poi fallisce, manda le quattro divisioni al Brennero e al Tarvisio per far capire che l'Italia è pronta a intervenire e difendere l'indipendenza dell'Austria. Quindi in questo momento. I, le traiettorie geopolitiche dei due paesi sono ancora, se non contrapposte, certamente non coincidenti. E c'è da aggiungere che quando poi la Germania, violando il trattato di Versailles, eh, introduce la coscrizione obbligatoria, il servizio militare obbligatorio, c'è nell'aprile del 1935 a Stresa un incontro tra Italia, Ger eh, Gran Bretagna e Francia che condannano questo atteggiamento della Germania e proclamano di garantire l'indipendenza dell'Austria. È il cosiddetto fronte di Stresa che eh, si pone come difensore dell'equilibrio di Versailles ma che durerà soltanto pochi mesi perché Mussolini nell'ottobre del 1935 decide di attaccare l'Etiopia. L'Etiopia è l'unico paese africano indipendente, membro della Società delle Nazioni. Mussolini sperava di avere via libera dalla Francia e dalla Gran Bretagna per questa impresa coloniale, ma sebbene la Francia si mostri abbastanza benevola, la Gran Bretagna non accetta una simile violazione degli equilibri internazionali e succede che la Società delle Nazioni nell'ottobre del 1935 decreta delle sanzioni contro l'Italia, le famose inique sanzioni così come venivano chiamate dalla propaganda dell'epoca, l'assedio societario di 52 Stati contro l'Italia. L'Italia si ritrova in questo momento isolata e a questo punto diventa quasi inevitabile un riavvicinamento con la Germania che è già uscita dalla società delle nazioni e che è ben contenta di trovare nell'Italia una sponda. E questo avvicinamento tra i due paesi si rinforza poi quando scoppia la guerra di Spagna, quando eh, i militari e i nazionalisti guidati dal generale Franco insorgono contro il governo repubblicano del Fronte Popolare nel luglio del 1936. In breve tempo sia l'Italia che la Germania convergono nell'appoggiare Franco contro il governo repubblicano, mentre dall'altra parte è l'Unione Sovietica che appoggia appunto la, il, il governo del Fronte Popolare. In questo modo mh, si rafforza ulteriormente il legame tra eh, la Germania e l'Italia. Tant'è vero che poi nell'autunno del 1936 il, il nuovo ministro degli esteri Galeazzo Ciano, che è tra l'altro il genero di Mussolini avendo sposato sua figlia Edda, si reca in Germania per siglare una serie di accordi con il Terzo Reich. E proprio in quell'occasione... Subito dopo la visita di Ciano, il primo novembre del 1936, che Mussolini, con la sua solita capacità di inventare formule, parla per la prima volta di un asse, un asse tra la Germania e l'Italia intorno alla quale, dice, potranno collocarsi tutti i popoli d'Europa desiderosi della pace. Abbastanza ipocrita da parte di chi in realtà aveva appena concluso una guerra e ne stava preparando un'altra. Nel 1937 un ulteriore passo avanti si fa con la visita di Mussolini in Germania. E Hitler, in settembre del 1937, Hitler gli prepara un'accoglienza fastosa: grandi folle, viali imbandierati e Mussolini dichiara che quando si ha un amico si va con lui fino in fondo. È una, sostanzialmente una dichiarazione che rafforza ulteriormente il legame tra Roma e Berlino. A rafforzarlo poi ancora di più eh, provvede più avanti un patto formale. La Germania e il Giappone avevano firmato nel 1936 il cosiddetto patto anticomintern contro l'internazionale comunista e di fatto contro l'Unione Sovietica. Nel novembre del 1937 l'Italia aderisce a questo patto di collaborazione contro la minaccia eh, comunista. Nel 1938 c'è una svolta decisiva, cioè Hitler decide di farla finita con l'Austria. Ha luogo il cosiddetto Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania e Mussolini non muove un dito questa volta. Hitler ne è naturalmente molto contento e garantisce a Mussolini che non gli interessa il confine del Brennero, modificare il confine del Brennero. Più tardi ci sarà un accordo con il quale agli abitanti del Sud Tirolo di lingua tedesca verrà offerto di optare per il Terzo Reich cioè di scegliere di diventare cittadini della Germania nazionalsocialista e di trasferirsi nella Germania nazionalsocialista, accordo che verrà attuato però soltanto in parte per via, per via della guerra. Hitler però non si accontenta, non gli basta avere unificato i tedeschi della Germania con quelli dell'Austria, il suo nuovo obiettivo è la minoranza tedesca in Cecoslovacchia. Cecoslovacchia, in effetti, intorno alla zona dei Monti Sudeti c'è una presenza di circa 3 milioni di abitanti di lingua tedesca che si trovano a vivere in un paese in cui la prevalenza è slava e soprattutto ceca. Hitler eh, reclama il ritorno di questi compatrioti sotto la madre patria tedesca. E su questo si apre una grave crisi internazionale perché la Francia ha promesso di garantire l'indipendenza della Cecoslovacchia e anche l'Unione Sovietica si schiera eh, su questa posizione. Si arriva così alla conferenza di Monaco, nel settembre, fine settembre del 1938. E qui la Francia e la Gran Bretagna timorose di una nuova guerra mondiale attuano un cedimento che è rimasto nella storia, senza nemmeno invitare in rappresentanza del governo cieco, accettano che eh, Hitler si annetta ai sudeti, cioè le zone della, della Cecoslovacchia eh, abitate in prevalenza da tedeschi. Mussolini in tutto questo fa eh, diciamo, da mediatore, anche se poi in realtà le richieste tedesche vengono accolte quasi integralmente. Questo significa che la Germania si ritrova in una posizione ancora più di forza nel centro dell'Europa, mentre l'Italia eh, può vantarsi in qualche modo di essere stata la garante della pace. Mussolini viene accolto dalla stampa italiana come colui che ha salvato la pace in Europa con la sua azione di mediazione, però non è molto lieto in realtà, lui si considera un governante guerriero e l'idea di diventare il garante della pace, l'uomo che l'ha salvata attraverso l'accordo della conferenza di Monaco non gli fa molto piacere. E quindi non reagisce nemmeno più di tanto quando nel marzo del 1939 Hitler, che aveva dichiarato di non volere eh, sotto il suo dominio nessun cieco, in realtà approfitta dei contrasti tra... Ehm, la Boemia Moravia e la Slovacchia per occupare anche Praga, violando clamorosamente gli accordi di Monaco che erano stati conclusi soltanto pochi mesi prima. È evidente che la sua volontà di eh, proseguire sulla strada del sovvertimento dell'ordine di Versailles senza accettare di fermarsi. E questo fa cambiare l'orientamento soprattutto della Gran Bretagna. Fino a quel momento la Gran Bretagna aveva avuto un eh, atteggiamento, non dico benevolo, ma comunque di accettazione, di accomodamento nei confronti della Germania, da questo momento in poi invece comincia a tenere una posizione più salda e più ferma. E per prima cosa eh, garantisce, si fa avanti per garantire l'indipendenza della Polonia che sarà il nuovo bersaglio dell'espansionismo nazionalsocialista dopo l'occupazione tedesca di Praga. Per quanto riguarda l'Italia, per Mussolini questa ulteriore avanzata di Hitler è in qualche modo uno scacco, anche se lui non ama affatto la Cecoslovacchia e quindi non, non piange nessuna lacrima per la scomparsa di questo paese dalla, faccia della, dalla carta geografica d'Europa. La Boemia e la Moravia vengono occupate dai tedeschi, mentre la Slovacchia diventa uno staterello indipendente sostanzialmente satellite del Terzo Reich. E Ciano in questo momento eh, dice: insiste con Mussolini perché l'Italia faccia vedere di essere capace anch'essa di modificare l'equilibrio in Europa. E di, um, Acquisire un ruolo di maggior peso e così si arriva all'occupazione dell'Albania. L'Albania era già da tempo una sorta di protettorato italiano sotto un re che si chiamava Zog. Nell'aprile del 1939 viene attuato uno sbarco in Albania e il, viene rovesciato questo, questo monarca e l'Albania viene unita all'Italia il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, che già può fregiarsi del titolo di imperatore d'Etiopia, a questo punto si può freggiare anche del titolo di re d'Albania. Però è una mossa sostanzialmente sbagliata, cioè mentre eh, Mussolini e Ciano la pensano in funzione di un riequilibrio con la Germania, da parte inglese, eh, anche perché l'Inghilterra è legata alla Grecia, che vede questa mossa italiana come minacciosa, c'è invece la tendenza a considerare l'Italia e la Germania tutte e due potenze espansioniste minacciose alle quali bisogna porre un limite. Nel frattempo c'era stata la visita di Hitler in Italia nel, 19, nel maggio del 1938, la visita con la quale comincia, se poi lo avete visto, il terzo volume di M di Antonio Scurati. Una visita molto importante in cui Hitler offre a Mussolini l'idea di un'alleanza vera e propria, un'alleanza formale, ma per il momento Mussolini si tira indietro. Dopo il patto di Monaco però cambia opinione. Eh, è giunto alla conclusione che la Francia e la Gran Bretagna sono paesi decadenti, sono potenze coloniali che sono destinate al declino e prima o poi bisognerà arrivare a una resa dei conti nei loro riguardi per cambiare completamente l'equilibrio politico non solo in Europa ma nel mondo e quindi eh, comincia a vedere con maggiore favore l'ipotesi di un patto eh, di alleanza con la Germania. All'inizio di maggio del 1939, dopo l'occupazione italiana dell'Albania, il ministro degli esteri tedesco von Riedentrop e Galeazzo Ciano si incontrano a Milano e cominciano a discutere appunto della prospettiva di un vero e proprio patto di alleanza. Mussolini è d'accordo con questa prospettiva e si arriva il 22 maggio del 1939 alla firma del cosiddetto patto d'acciaio. Il patto d'acciaio è un'alleanza formale tra l'Italia e la Germania che ha una caratteristica molto particolare perché le due parti contraenti si impegnano a scendere in campo a fianco l'una dell dell'altra nel caso in cui fossero coinvolte in una guerra. Non si specifica in alcun modo se si tratta di una guerra di aggressione o di una guerra difensiva e quindi in sostanza l'Italia si vincola ad combattere al fianco della Germania anche nel caso in cui sia la Germania stessa a prendere l'iniziativa di cominciare un nuovo conflitto. C'è anche previsto un patto di consultazione tra l'Italia e la Germania ma la Germania in realtà finirà per non, per non rispettarlo. Mussolini è innervosito dal fatto che appunto, Hitler prenda delle decisioni senza consultarlo, in particolare appunto, quella di occupare la Cecoslovacchia. Tra l'altro gira anche una battuta a questo proposito, cioè che Mussolini cambia la storia d'Europa, ma Hitler cambia la geografia, il che è abbastanza così eh, umiliante per Mussolini, il quale viene rappresentato come l'uomo che parla ma non non compie dei fatti concreti, non agisce, mentre al contrario il dittatore tedesco è riuscito in breve tempo a cambiare completamente l'equilibrio geopolitico europeo e ad annettersi vasti territori, non solo abitati eh, da tedeschi. Si arriva alla crisi che porterà alla seconda guerra mondiale. La crisi è legata alla città di Danzica. La città di Danzica è una città tedesca che eh, è stata eh, in seguito al trattato di Versailles eh, costituita in un mini-stato per permettere alla Polonia di avere uno sbocco al mare. Tra l'altro la Germania in quella, mh, lì sul Baltico è divisa in due tronconi, nel senso che la Pomerania è separata dalla Prussia orientale nella quale eh, c'è anche Danzica, cioè Danzica però è indipendente come dicevo prima. Hitler vuole rivendica l'annessione la, di Danzica alla Germania e la Polonia si rifiuta. Dietro la Polonia si schierano la Gran Bretagna innanzitutto e anche la Francia. Si arriva a una crisi che minaccia di sfociare in una guerra e quando eh, Ciano si reca a Monaco e ha un incontro con eh, Ribbentrop e Hitler, si rende conto che i tedeschi vogliono andare fino in fondo. Bisogna tener conto che l'Italia è impreparata a un conflitto europeo, ha speso molte risorse in Etiopia, va tenuto conto anche del fatto che l'Etiopia, pur dopo la conquista di Addis Abeba nel maggio del 1936, non è affatto pacificata. È una regione turbolenta nella quale continua la guerriglia tra le truppe d'occupazione italiane e, e le forze rimaste fedeli al Negus Haile Selassie, e quindi è un, um, un teatro d'operazioni nel quale le forze armate italiane continuano a logorarsi. Inoltre, l'Italia è intervenuta in Spagna in maniera massiccia. Il cosiddetto corpo truppe volontarie, che poi tanto volontari non erano, eh, comprendeva circa 50-60 mila uomini e anche lì spreco di materiale, eh, utilizzo di truppe scelte. L'Italia è decisamente impreparata e Mussolini ne è consapevole così come Ciano. Infatti al momento di firmare il patto d'acciaio... Uh, l'Italia ha informalmente fatto presente alla Germania di non essere pronta ad affrontare un conflitto europeo prima di tre anni. Mussolini pensa appunto che la guerra dovrebbe scoppiare, se deve scoppiare, lui pensa che prima o poi a una resa dei conti con le potenze franco-britanniche bisognerà arrivare, però non prima del 1942. Ma quando Ciano si ritrova nell'agosto del 1939 con Ribbentrop e con Hitler si rende conto invece che questi vogliono andare fino in fondo e sono disposti anche a una guerra contro la Polonia ed eventualmente contro la Gran Bretagna e la Francia, che ne garantiscono l'indipendenza, per arrivare a risolvere il problema di Danzica. Ciano, che già aveva una certa. che in un primo tempo era molto favorevole all'asse con la Germania, ma che. In questo momento invece sviluppa una grande diffidenza verso i tedeschi, li considera degli irresponsabili e quindi preme su Mussolini perché l'Italia rimanga fuori. A rendere possibile eh, lo scoppio della seconda guerra mondiale è anche un altro fatto che colpisce e che in qualche modo dimostra come la Germania, nonostante il patto di consultazione, si muova del tutto indipendentemente dall'Italia e non la consulti per nulla. E questa mossa è il patto Molotov-Ribbentrop, il patto tra la Germania e, e l'Unione Sovietica. Patto che apparirebbe e che appare senza dubbio eh, clamorosamente eh, innaturale, trattandosi di due potenze che perseguono dal punto di vista ideologico delle visioni che sono all'opposto. Ma in questo momento trovano una convergenza nello spartirsi l'Europa orientale. Il patto è formalmente un patto di non aggressione ma comprende anche dei protocolli segreti in cui le due potenze si spartiscono le rispettive sfere di influenza in Europa orientale. L'Italia è colta sostanzialmente di sorpresa da, questo, eh, da questa novità, ma Mussolini fa buon viso a cattivo gioco, dice che la mossa di Hitler è stata opportuna per evitare di trovarsi a combattere una guerra su due fronti però dice che l'Italia potrebbe impegnarsi in una guerra al fianco della Germania soltanto se le viene fornito una um, quantità sufficiente di materiale bellico. E qui c'è la famosa vicenda abbastanza farsesca di Hitler che chiede a Mussolini di che cosa ha bisogno l'Italia e Mussolini che gli presenta una lista assolutamente eh, sproporzionata di eh, acciaio, petrolio, anche metalli rari. Il molibdeno, si parlerà di questa lista come la lista del molibdeno, appunto perché viene citato anche questo metallo raro. Hitler capisce che l'Italia non vuole entrare in guerra, che teme uno scontro con la Gran Bretagna e con la Francia e quindi eh, mostra insomma, una certa comprensione nei confronti dell'alleato che però a questo punto è chiaro non lo seguirà nella avventura bellica. Che cosa succede? Che il primo settembre del 1939 la Germania eh, invade la Polonia con il pretesto di una provocazione inscenata in una stazione radio che in realtà viene attaccata non dai polacchi, ma viene, eh, messa, è una messa in scena degli stessi tedeschi. Una operazione, quella dell'invasione della Polonia, che ha immediatamente grande successo. Nel giro di poco tempo l'esercito polacco crolla e poi a metà di settembre del 1939 la Polonia viene invasa, oltre che da ovest dalla Germania, da est dall'Unione Sovietica. E la Polonia scompare sostanzialmente dalla carta geografica senza che né eh, la Francia né la Gran Bretagna abbiano fatto un granché per eh, soccorrerla. L'Italia intanto sceglie la via della cosiddetta non belligeranza. <coughs> Mussolini detesta il termine neutralità. Lui ha cominciato il suo percorso che lo ha portato al potere schierandosi a favore dell'intervento nella Prima Guerra Mondiale e quindi si inventa questa formula della non belligeranza. Una formula per cui l'Italia rimane alleata della Germania nazionalsocialista, però al momento non entra in guerra, mantiene una posizione di attesa. È un successo per certi versi di Ciano che è il più contrario all'entrata dell'Italia in guerra, ma la stessa opinione pubblica, il re, le forze economiche, tutti in Italia sono contrari al, a un intervento al fianco della Germania. Mussolini da questo punto di vista è isolato, lui è convinto che la guerra prima o poi si debba fare e poi teme anche una reazione tedesca. Voi sapete che c'era questa polemica della Prima Guerra Mondiale secondo cui l'Italia in un primo tempo alleata dell'Austria-Ungheria e della Germania le avrebbe tradite nel 1915 e il timore di Mussolini è di essere nuovamente bollato come traditore come era avvenuto appunto eh, in occasione della Prima Guerra Mondiale e però mh, per cautelarsi fa rafforzare le difese al Brennero, proprio nel timore che la Germania, una volta conclusa la guerra contro la Gran Bretagna e la Francia, possa rivolgersi anche contro l'Italia. La guerra prende ben presto un, uh, un uh, corso favorevole alla Germania che occupa la Danimarca e la Norvegia e Mussolini eh, incontra Hitler in quel periodo e eh, gli dice che sì, l'Italia prima o poi entrerà in guerra, però gli deve lasciare tempo di prepararsi. Prepara anche un memorandum segreto per eh, i vertici militari italiani nei quali illustra la sua idea di condurre una guerra parallela rispetto a quella della Germania. Cioè il ragionamento di Mussolini è questo, eh, la Germania ha i suoi interessi nel nord e nel centro d'Europa, noi invece abbiamo l'obiettivo di eh, conquistare l'egemonia del Mediterraneo. Per farlo, bisogna combattere la Gran Bretagna, che ha in mano i due punti di sbocco del Mediterraneo, Gibilterra da una parte e il canale di Suez dall'altra, l'Egitto è formalmente indipendente, ma di fatto è un protettorato britannico. E poi c'è il problema della Francia che occupa la Tunisia, l'Algeria e il Marocco. Però è evidente che un'entrata in guerra dell'Italia si porrebbe in posizione molto critica, in quanto l'Africa orientale italiana, l'Etiopia, la Somalia e l'Eritrea è eh, facilmente isolabile da parte britannica chiudendo il canale di Suez. E la colonia italiana della Libia è potenzialmente tra due fuochi, perché da una parte c'è l'Egitto dove ci sono i britannici, dall'altra ci sono la Tunisia e l'Algeria dove ci sono i francesi. E questi sono motivi evidentemente concreti per mantenere una posizione di cautela e di non belligeranza. A cambiare completamente le carte in tavola è il grandissimo successo dell'offensiva tedesca contro la Francia nel maggio del 1940. La Francia, non solo la Francia, peraltro l'offensiva viene condotta anche contro l'Olanda e il Belgio. L'offensiva tedesca ha un successo straordinario. Gli inglesi sono costretti ad evacuare il continente a Dunkerque, che viene ricordata come una vittoria inglese, ma in realtà è una ritirata, è la conseguenza di una grave sconfitta. E in breve tempo i tedeschi marciano verso Parigi senza incontrare più nessun ostacolo. A questo punto l'Italia, e Mussolini in particolare, decide che non può rimanere fuori dalla guerra. E così il 10 giugno del 1940... Quattro giorni prima che i tedeschi occupino Parigi, con la Francia ormai praticamente in ginocchio, il nostro paese dichiara guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. Pare che Mussolini, a Badoglio, capo di Stato Maggiore generale, che gli poneva alcune obiezioni circa l'impreparazione del nostro paese a una guerra europea, abbia risposto ma a me bastano pochi migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace. Certamente in quel momento appariva una prospettiva abbastanza realistica, in quanto una volta sconfitta la Francia, le possibilità per la Gran Bretagna di resistere apparivano abbastanza scarse. Per di più, Hitler era disponibile ad arrivare a un accomodamento con la Gran Bretagna. L'Italia nei confronti della Francia svolge un'offensiva di nessun peso militare nel giugno del 1940, nel corso della quale occupa soltanto dei piccoli lembi di territorio francese. Ma la Francia è sconfitta, il 22 giugno sigla l'armistizio con, con la Germania, metà della Francia viene occupata dai tedeschi, nell'altra metà si instaura un governo collaborazionista guidato dal maresciallo Pétain. L'Italia in tutto questo non ottiene praticamente nulla. Mussolini si reca da Hitler per cercare di rivendicare qualche fetta del, del, del bottino, ma mh, Hitler preferisce non infierire sulla Francia, avere un governo collaborazionista francese che gli copra le spalle e quindi Mussolini rimane completamente deluso. A questo punto la prospettiva è quella di condurre la cosiddetta guerra parallela che diventa anche un po' meno proibitiva, nel senso che per esempio non esiste più il pericolo che la Libia sia presa tra due fuochi, in quanto la Francia è messa fuori combattimento. E l'Italia quindi conduce la sua guerra parallela, guerra parallela che dura però pochi mesi, perché si susseguono in realtà un disastro dopo l'altro. La mossa di Mussolini per cercare di mettere Hitler davanti al fatto compiuto, come Hitler aveva fatto tante volte nei suoi riguardi, è quella di attaccare la Grecia il 28 ottobre del 1940. Ma l'attacco viene compiuto con forze insufficienti, senza una preparazione adeguata, l'avanzata delle truppe italiane si interrompe quasi subito e anzi al contrario sono i greci che passano la controffensiva ed entrano in Albania. È una situazione eh, veramente imbarazzante per eh, l'Italia e per Mussolini che pensava appunto di prendere di sorpresa Hitler. Hitler tra l'altro gli scrive una lettera nella quale gli dice avete commesso un gravissimo errore ad attaccare la Grecia perché così date il pretesto agli inglesi per stabilire dei campi d'aviazione in Grecia e per bombardare i campi petroliferi della Romania che sono fondamentali per il rifornimento della Germania. Questo timore si rivelerà infondato, ma il malumore di Hitler nei confronti dell'Italia si manifesta in maniera evidente. Ma poi succede anche di peggio: succede di peggio nel fronte del Nord Africa, dove le truppe italiane al comando del maresciallo Graziani avanzano fino a Sidi el-Barrani in Egitto, ma vengono poi travolte dalla controffensiva britannica. I britannici catturano oltre 130.000 soldati italiani e arrivano e occupano tutta la regione libica della Cirenaica. È un disastro completo eh, dovuto appunto all'impreparazione, all'armamento insufficiente, alla scarsa motorizzazione, alle scelte sbagliate di Graziani, i fattori sono numerosi, sta di fatto che eh, il sogno di condurre una guerra parallela a questo punto è crollato. A questo bisogna poi aggiungere l'attacco degli aerosiluranti inglesi alla base navale italiana di Taranto con l'affondamento di tre corazzate che mettono la nostra flotta in una condizione di estrema inferiorità rispetto a quella che si trova nella base britannica di Alessandria. In pratica nella, tra il giugno e il, del 1940 e il febbraio del 1941 tutti i sogni di condurre una guerra parallela per conquistare l'egemonia del Mediterraneo sono sfioriti. In realtà nel Mediterraneo sono gli inglesi e i greci che eh, sono all'offensiva e minacciano l'Italia da vicino. A questo punto a Mussolini non resta che chiedere l'aiuto dei tedeschi. È una mossa abbastanza umiliante, ma non c'è altro modo per evitare la catastrofe. E così all'inizio del 1941 arriva a Tripoli un generale tedesco che diventerà molto famoso, Erwin Rommel, con tre divisioni tedesche, due corazzate e una leggera, e riprende l'iniziativa, di fatto guidando le truppe italo-tedesche in Africa settentrionale. Anche se formalmente è sottoposto ai generali italiani, Rommel si muove come lui preferisce sempre vicino al fronte, vicino alle truppe per avere una visione più chiara dei combattimenti e di fatto eh, diventa il comandante delle truppe dell'asse in Africa settentrionale dove si sussegue una guerra che ha un andamento diciamo a pendolo, cioè in un primo tempo c'era stata l'offensiva vittoriosa degli inglesi, poi ci sarà una riscossa italo-tedesca, un nuovo successo inglese e comunque si riequilibra la partita nel Nord Africa. In Grecia la situazione è ancora più umiliante perché l'Italia fallisce il contrattacco del marzo del 1941 contro le forze greche, non riesce a guadagnare praticamente nulla e eh, per avere la resa della Grecia bisogna aspettare che sia la Germania a intervenire nei Balcani anche per via di un colpo di Stato che c'era stato in Jugoslavia e che aveva portato al governo una coalizione filo-inglese rispetto a quella filo-tedesca che governava in precedenza. La Jugoslavia era entrata anche nel patto cosiddetto tripartito, che è una sorta di evoluzione dell'asse con l'apporto anche del Giappone che viene siglato nel settembre del 1940, ora invece che cerca di distaccarsi viene invasa dalla Germania e anche dall'Italia, poi tedeschi attraverso la Bulgaria invadono anche la Grecia e eh, la sottomettono. Eh, succede tra l'altro che i greci si rifiutano di arrendersi agli italiani perché ritengono di essere stati sconfitti esclusivamente dai tedeschi e questo è eh, quello che risulta effettivamente dall'andamento delle operazioni ormai sostanzialmente l'italia è al traino della germania l'asse è diventato un rapporto assolutamente squilibrato la germania ne è sempre stata il motore ma oggi eh, ma nel 1941 è ormai evidente che l'italia è eh, semplicemente un, un partner inferiore che non può fare altro che seguire le mosse di chi eh, comanda il gioco e questo si vede in seguito quando nel giugno del 1941 la Germania attacca l'Unione Sovietica senza avvertire preventivamente l'Italia. C'era stato un incontro tra Hitler e Mussolini in cui Hitler aveva fatto capire che voleva regolare i conti con Stalin e con l'Unione Sovietica, ma non aveva, eh, pre, non aveva informato eh, il dittatore italiano della sua volontà di colpire in tempi brevi l'Unione Sovietica. Mussolini, nonostante Hitler non gli chieda di intervenire in Unione Sovietica, vuole partecipare a questa crociata contro il bolscevismo e manda un corpo di spedizione italiano in Russia, un corpo d'armata che affiancherà le truppe tedesche in questa offensiva. In seguito, nel dicembre del 1941, quando i giapponesi attaccano gli Stati Uniti a Pearl Harbor, nella base delle Hawaii, navale delle Hawaii, aprendo le ostilità anche sul fronte del Pacifico, Mussolini non esita a seguire Hitler nella decisione di dichiarare guerra agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, peraltro, già da tempo appoggiavano in maniera massiccia lo sforzo bellico della Gran Bretagna, che aveva deciso di resistere nonostante fosse rimasta isolata contro l'asse nel periodo tra il 1940 e il 1941, prima che la Germania attaccasse l'Unione Sovietica e, e uh, Hitler sostiene che la neutralità uh, americana è sostanzialmente una truffa e quindi che conviene dichiarare subito guerra agli Stati Uniti eh, per non lasciare il Giappone solo nell'impegno contro questo nemico. Mussolini lo segue e è interessante vedere nel diario di Bottai la differenza tra la folla entusiasta che aveva accolto la dichiarazione di guerra nel 1940 quando era chiaro che i tedeschi stavano sconfiggendo la Francia e quindi ci si aspettava una guerra breve e vittoriosa, e invece la freddezza della folla che accoglie la notizia della dichiarazione di guerra agli Stati Uniti nel momento in cui l'Italia si trova ora a combattere una guerra molto più vasta, si trova a rimorchio di una potenza come la Germania che ha una condotta, eh, diciamo, a una condotta, vogliamo chiamarla irresponsabile, certamente diciamo, non pone limiti alla propria volontà di potenza senza la capacità di eh, fornire a questa lotta una, un adeguato eh, contributo. Si arriva così al 1942 che è l'anno decisivo della guerra, diciamo l'anno della svolta. Le truppe italiane sono impegnate in Africa, nel nord Africa, nel frattempo, ecco, una piccola parentesi, è stato annientato l'impero italiano in Africa orientale, con la chiusura del canale di Suez non c'è modo di rifornirlo e quindi le truppe italiane vengono abbastanza facilmente sopraffatte dagli inglesi che avanzano sia dal Kenya da sud che dal Sudan da nord e l'impero che era stato, diciamo, la grande vanto di Mussolini, la cui conquista era stato il momento di massima popolarità del regime, viene così eliminato in poco tempo nel corso dei primi mesi del 1941, l'ultima roccaforte a cadere è Gondar, se non sbaglio, nell'autunno del 1941. L'unico teatro in cui si rimane la lotta aperta è quello del Nord Africa dove Rommel, che è un generale indubbiamente capace, è riuscito a sconfiggere l'ottava armata britannica in Libia ed è avanzato in Egitto fino appunto a questa piccola località che si chiama El Alamein, che è una sorta di strettoia perché sotto c'è una depressione dalla quale non si riesce a passare dove i carri armati affonderebbero. E quindi qui gli inglesi stabiliscono la loro linea difensiva che Rommel cerca nel luglio e nell'agosto del 1942 di spezzare ma senza riuscirvi. Nel frattempo gli inglesi ricevono notevoli rinforzi dagli americani, in particolare i nuovi carri armati americani che sono particolarmente adatti alla guerra nel deserto e soprattutto dotati di un armamento e una corazzatura superiore a quella dei carri armati tedeschi. La battaglia di El Alamein ha queste prime fasi, in pratica sono tre scontri. Un primo tentativo di, di Rommel di prendere Alessandria con un colpo di mano che fallisce nel luglio del 1942. Poi, alla fine di agosto, c'è un'altra offensiva più massiccia che gli, i britannici bloccano. Poi, nell'ottobre del 1942, sono i britannici che passano l'offensiva. Hanno un nuovo comandante, Bernard Law Montgomery, e riescono a sfondare le difese eh, italo-tedesche. Hitler e Mussolini intimano a Rommel di non ritirarsi, di resistere fino allo stremo, la vittoria o la morte, ma non c'è niente da fare perché la superiorità mh, degli, dei britannici, grazie all'appoggio ottenuto dagli americani, è tale da rendere la battaglia, lo scontro, decisamente impari. Nello stesso novembre del 1942 poi gli angloamericani sbarcano in Marocco e in Algeria dove ci sono le forze collaborazioniste francesi di Vichy che non oppongono grande resistenza. In sostanza la guerra in Nord Africa è perduta perché si... si le forze italo-tedesche si trovano a combattere su due fronti, sbarcano in Tunisia dove organizzano un'ultima resistenza che però è assolutamente disperata, anche perché ormai il controllo del mare e del cielo sono saldamente in mano agli angloamericani. Nel frattempo in Russia la situazione va ancora peggio. E Mussolini ha voluto rafforzare la presenza italiana in Unione Sovietica e ha trasformato il corpo di spedizione italiano in Russia nell'armata italiana in Russia, la cosiddetta ottava armata al comando del generale gariboldi che si schiera lungo il fiume Don, mentre i tedeschi eh, sono impegnati contro i russi eh, a Stalingrado. Tra il dicembre e il gennaio del 1941, quara, scusate, dicembre 42 e gennaio 43, eh, un'offensiva sovietica prima circonda i tedeschi a Stalingrado e poi sfonda anche le linee italiane sul Don provocando un autentico disastro. E le perdite italiane ammontano a circa 90.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri, dei prigionieri pochi torneranno perché si troveranno in una condizione ambientale terribile prigionieri dei sovietici e di fatto l'avventura della campagna militare italiana in Russia finisce qui. In sostanza l'Italia è eh, ridotta sulla difensiva, le sue forze armate sono state sbaragliate su tutti i fronti, la svolta del 1942 porta direttamente alla fine del regime fascista. <coughs> Mussolini attua eh, un cosiddetto cambio della guardia, cioè sostituisce alcuni ministri, tra i quali anche Ciano presenta come una sorta di capi espiatori, sostituisce Bottai che era Ministro della Pubblica Istruzione, sostituisce Grandi che era Ministro della Giustizia, ma è evidente che l'Italia non ha più molto da dire sul terreno della, prima guerra, della Seconda Guerra Mondiale. In Tunisia viene compiuta l'ultima resistenza contro gli anglo-americani che avanzano da due parti. Nel maggio del 1943 le truppe italo-tedesche in Tunisia si arrendono e il Nord Africa è completamente sotto il controllo degli anglo-americani. È evidente che la prossima mossa sarà l'invasione del continente e l'Italia è eh, il primo, il ventremolle, se vogliamo, dell'asse che si trova a. Ad affrontare l'offensiva anglo-americana. C'è un ultimo incontro tra Mussolini e Hitler prima della caduta di Mussolini, il 19 luglio del 1943 a Feltre. Mussolini disperatamente cerca di convincere Hitler a concludere una pace separata con l'Unione Sovietica per rivolgere tutte le forze nel teatro mediterraneo contro gli anglo-americani, ma è un'idea assolutamente balzana perché Hitler non ha nessuna intenzione di concludere una pace contro, con eh, l'Unione Sovietica e, e vuole continuare la sua crociata contro il bolscevismo giudaico, e del resto spazio con la guerra di sterminio che è stata eh, avviata dal, dalla Germania nazista sul fronte orientale, spazi per una pace separata sicuramente non ce ne sono, anche se qualche contatto diplomatico viene tenuto in quel periodo. Mussolini torna a Roma e la trova bombardata dall'aviazione anglo-americana, che nel frattempo ha colpito duramente le città del nord, ma colpisce duramente anche Roma, in particolare il quartiere San Lorenzo, che viene completamente devastato dalle bombe, e si arriva al Gran Consiglio del, 19, del luglio del 1943. Il Gran Consiglio è formalmente l'organo eh, supremo del regime fascista. Eh, però la sua composizione è eh, decisa tutta da Mussolini e Mussolini lo ha esautorato già da lungo tempo. Per capire come sono andate le cose, basti ricordare che l'ultima riunione del Gran Consiglio, prima del 1943, si era tenuta nel dicembre del 1939 e aveva sancito la posizione di non belligeranza dell'Italia. Tutte le scelte successive, a cominciare dall'entrata in guerra, sono state assunte da Mussolini senza nemmeno consultare il Gran Consiglio. Però la situazione ormai è diventata molto critica e eh, nel Gran Consiglio del fascismo viene presentato un ordine del giorno di Dino Grandi, l'ex ministro della giustizia, che eh, propone che il re riassuma il eh, comando diretto delle forze armate operanti. Secondo lo Statuto Albertino, il re è il comandante supremo delle forze armate, ma immediatamente dopo l'entrata in guerra Mussolini si era fatto delegare dal sovrano la guida delle cosiddette forze armate operanti. L'ordine del giorno Grandi propone questo e propone che il, la monarchia prenda tutte le iniziative necessarie alla salvezza della patria. In sostanza è una sorta di delegittimazione. Di Mussolini. L'ordine del giorno Grandi passa abbastanza agevolmente nel Gran Consiglio, e anche se non è chiaro quali fossero gli intenti reali dei suoi eh, propositori, lo stesso Ciano lo vota, lo vota Bottai, lo votano quasi tutte le figure di maggiore rilievo del regime che ancora sono in vita, per esempio i due quadrumvisi superstiti della marcia su Roma, Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi, Italo Balbo era morto già nel 1940, tra l'altro abbattuto dal fuoco di un incrociatore italiano sul porto di Tobruk, a dimostrazione ulteriore diciamo, della impreparazione delle forze armate italiane alla guerra, mentre Michele Bianchi, segretario del PNF, era morto di tubercolosi diversi anni prima. Dicevo, i due quadrunviri della marcia su Roma su Pestiti votano contro Mussolini e il giorno dopo, quando Mussolini si reca dal re, viene tratto in arresto e il re affida la guida del governo al maresciallo Badoglio, che eh, nel frattempo era stato mh, esautorato dal rango di eh, capo di Stato Maggiore Generale nel 1940 in conseguenza del disastro in Grecia, sostituito da eh, Ugo Cavallero. E siamo ormai a questo punto all'ultimo all atto, Mussolini viene tratto in arresto e l'Italia però, dichiara Badoglio nel suo proclama, rimane fedele all'alleanza e continua la guerra. In realtà ovviamente la... Lo spodestamento di Mussolini è la premessa necessaria per arrivare alla pace con gli angloamericani. Vengono immediatamente intavolate delle trattative. Hitler di tutto questo è consapevole, infatti i tedeschi aumentano il numero delle loro forze in Italia, parallelamente a queste trattative che il governo Badoglio conduce con gli angloamericani. L'armistizio viene firmato a Cassibile in Sicilia il 3 settembre del 1943 ma verrà reso noto soltanto l'8 settembre dagli, dal generale Eisenhower, comandante delle forze alleate nel Teatro del Mediterraneo, e Badoglio non potrà fare altro che confermarlo. A questo punto i tedeschi prendono l'iniziativa e mettono eh, fuori combattimento le truppe italiane sia in Italia sia nei Balcani dove ancora ci sono forti eh, contingenti italiani, centinaia di migliaia di uomini stanziati in Jugoslavia e in Grecia. Il governo e il re fuggono, la cosiddetta fuga di Brindisi, per essi eh, rifugiano diciamo sotto l'ala degli anglo-americani, di fatto eh, la sovranità italiana risulta azzerata, a nord e centro nord ci sono i tedeschi, nel sud sbarcano a Salerno il 9 settembre gli anglo-americani e riescono ad avanzare fino al fronte di Cassino, dove il fronte rimarrà fermo per parecchi mesi. E poi si costituisce a nord dopo che Mussolini è stato liberato al Gran Sasso dal, dai tedeschi, dal maggiore Scorzeni dell'SS. E, e costituisce la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana che però a questo punto è soltanto un paese satellite del Terzo Reich la politica dell'asse ha portato a questo ha portato alla, spaca, alla div divisione in due dell'Italia, all'azzeramento della sua sovranità e Mussolini non resta altro che eh, essere un fantasma sostanzialmente nelle mani dei tedeschi che comandano eh, sul nostro paese nella parte che occupano loro. Il fallimento non potrebbe essere più clamoroso e poi il seguito ve lo racconterà a pezzino, <ride> prossima <ride> puntata di questo nostro eh, ciclo di conferenze. Grazie.